dimostrando un livello di adattamento molto superiore agli altri soggetti. Lo faccio uscire comunque. È stato dentro troppo a lungo. No, no. Siamo ancora lontani da dove dovremmo essere. Meglio non rischiare. Un paio d'ore? Che sarà mai? Discutiamone in sala conferenze. Diamo a Desmond un minuto per sgranchirsi le gambe. Oh, non vedo perché dovremmo. Dottore, la prego. Bene. Discussione la mia autorità di fronte al prigioniero. C'è una parola per questo, credo si chiami insubordinazione. E a me non piace che lei rischi di ucciderlo prima che il lavoro sia terminato. Anche per questo c'è una parola, stupidità. Lo sì. Non è una decisione mia. Non sono io a fissare le scadenze, ma sono abbastanza furbo da non sfidarli. Vuole fare la fine di Leila? So che l'incidente ha innervosito tutti. Ed è per questo che non c'è tempo di coccolarlo. Se lo spinge troppo oltre, si chiuderà in se stesso e non otterremo niente. Adesso non abbiamo niente. Ma lo avremo. Deve soltanto avere un po' di fede. Va bene, ma voglio che ritrovi il modo di prolungare la sua permanenza. Non possiamo fermarci ogni volta che il ragazzo suba. È già abbastanza seccante star qui a trafficare con tutti quegli inutili ricordi. Però è possibile. Non posso neanche cambiarmi. Per oggi abbiamo finito, signor Miles. Torni nella sua stanza e si riposi. Quindi sei davvero un assassino? Come Altair? Sì e no. Che vuoi dire? Avrei dovuto esserlo, ma sono scappato dalla fattoria quando avevo 16 anni. La fattoria? Sì, è così che chiamavano il posto in cui sono cresciuto. La fattoria. Come Masyaf, credo. Solo non così... tetra. Una piccola comunità in mezzo al niente. Eravamo una trentina a vivere, come dire, fuori dagli schemi. Perché? Pensavo che i miei fossero solo degli hippie fuori di testa, che cercavano di resistere all'autorità. Mio padre parlava in continuazione dei nostri nemici, che ci avrebbero cercato, che dovevamo essere pronti. Nessuno è mai arrivato, però. Non è mai successo niente. Perché sei scappato? Non potevo mai uscire dal complesso. Hai idea di come ci si senta essere intrappolati in un posto, sapendo che c'è un intero mondo che non riuscirai mai a vedere? Non ti mancano i tuoi genitori? No. Per come la vedevo io, non erano i miei genitori. Erano i miei guardiani, e io il loro prigioniero. Sembra che volessero soltanto proteggerti. Con quello che è successo, non lo so. Forse avevano ragione. Scusa, non volevo rivangare il passato. Non importa. Mi dà qualcosa da pensare. Cerca di dormire un po'. Domani sarà una giornata lunga per tutti. Ho una domanda per te prima di ritirarmi. Dimmi. Come hanno fatto a trovarmi? E, insomma... Sono 10 anni che non mi avvicino a un altro assassino. Hai usato il tuo nome? No, mai prima di oggi. Carte di credito? Solo contanti. Il telefono? E chi chiamavo? La patente di guida? La motocicletta. Passione fatale. Ecco la risposta. Foto, impronte digitali. Questa è una casa farmaceutica. Che c'entra l'abstergo col registro veicoli? Desmond, questa gente è dappertutto. Loro... mi spiace, non posso proprio parlarne. Non sei stanco?
porta, mi hanno chiuso dentro. Sa una cosa, Doc? Svegliarsi con lei che mi osserva è abbastanza inquietante. Ha vegliato su di me mentre dormivo? Vegliamo sempre su di lei. Ora si alzi, abbiamo molto da fare. Chissà chi dovrò uccidere oggi. Non faccia il gradasso. Il suo antenato aveva quasi ragione, signor Miles. Se la morte di pochi uomini malvagi, peraltro, poteva salvare quella di altre migliaia, beh, mi sembra un sacrificio accettabile. Perché dice quasi? Non sono andati fino in fondo. Per usare un'analogia abbastanza frusta, la corruzione non è diversa dal cancro. Rimuovi i tumori, ma se non riesci a curare l'origine, beh, al massimo guadagni tempo. Non c'è un vero cambiamento senza un intervento completo e sistemico. Chimica per le masse. Educazione. Rieducazione, per essere precisi. Ma non è facile. E non sempre funziona. Mi faccia indovinare. Avete una soluzione migliore. Qual è allora? Non vorrà che glielo dica.